Ma lui è Rod! Prima che mangiasse il gelato segreto di Joseph, si riesce a vedere la casa di Rod. E lì dietro, carissimi amici, è arrivato per YouTube. Oggi torniamo qua su Ice Screen 5. Oggi sono qua con un video extra che in realtà non era neanche programmato. Però mi sono fatto una domanda. Ma cosa succede quando Mike viene preso da Rod? Mentre Jay, quando viene acchiappato, viene messo nella sala controllo. A Mike invece, che cosa succede? Lo mettono anche lui nella sala qualità? Oppure lo mettono chissà dove? Lo scopriamo qua adesso insieme a in questo video. Ma come sempre, gente qui sotto tantissimi like se like che lasciate sarà per il personaggio associato a voi sarà Rod il gelatoio se invece like sarà disparo il personaggio associato a voi sarà Mike fatemi sapere in questo commento a quale personaggio siete associati iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della Panino family ma adesso partiamo subito Cominciamo, facciamo subito gioco e facciamo partire qua una partita Vabbè, posso pure saltare la intro, tanto ormai la sappiamo bene Si parte qua con eh, il gioco Ok, trovo un modo per comunicare con Jay e riunirti con i tuoi amici Ma questa volta non lo facciamo, lo facciamo invece domani Domani mi raccomando, non mancate per il video in premiere Dove faremo la fuga epica su Ice Cream 5 Apri quella porticina, perfetto voilà, Buonasera Roddino, dove sei, dove sei? Alla fine, lo scopo principale di questo gioco è quello di cercare di ricongiungere Jay con Mike. Quindi, probabilmente o siamo noi che dobbiamo prendere quel tubo, oppure lo deve prendere Jay. Insomma, in qualche modo sta porta bisogna aprirla. Va aperta! Ma adesso andiamo di qua. Ciao, mini Roddino! Sei da queste parti? Siete qua, mini Roddino? Spero di no, spero di no. Alzo un po' il volume, così sentite meglio anche voi. Vediamo qui. Uh, abbiamo già trovato la scaletta! Vediamo pure se riusciamo a craftare l'arma. Già che ci siamo. Vorrei provare a craftarla e vorrei pure provare la trappola che ha Mike a disposizione. Vabbè, questo ci serve per attivare il sistema della discarica. Quella per poter fare poi il minigioco con eh, il mini rod <ride> lava vetre. A me fa veramente troppa tenerezza quel mini rod lava vetri. Mi piace veramente un sacco. Ok, disegniamo qua il progetto. Il progetto per craftare una nuova arma. Apri quella porta, vediamo qui se c'è qualcosa. Su, apre. Niente, qua è vuoto. Eh, mobile vuoto. Insomma, torniamo qua con i mobili vuoti. Scendiamo cioè, qua, vediamo qui che cosa troviamo dentro. Sti cosi, sti armadietti. Vuoto, vuoto, vuoto. Qui la porta non si apre. Insomma, ok. Sto gioco comunque mi ricordo un po' misto fra Evil Nan 2 e Ice in 4. Perché comunque su Evil Nan 2, non so se ve vi ricordate, c'era la zona che poteva uscire fuori dalla scuola per raggiungere le altre zone. Ecco la stessa cosa. Anche Rod, uh, un oggetto. Cos'è? Pezzo di legno, ok. Andiamolo subito a montare. Questo ci serve per poter craftare l'arma. Quindi andiamo di qua, perfetto, velocemente. Mettiamo qua, parte numero uno Messa e infilata Ho inserito una su tre parti Andiamo a prendere il forno a microonde Scendiamo qua, velocemente Prende qua, questo dobbiamo distruggerlo Come abbiamo fatto prima, lo dobbiamo Lanciare direttamente, allora Apri qua, vuoto, vuoto, insomma, vabbè Gli armadietti li abbiamo aperti tutti Saliamo di qua, dobbiamo prendere Poi, No, Mamma mia, mini rodino Fatti gli affari tuoi Fatti gli affari tuoi. Lancia sto coso! A cosa no? C'era la scala davanti. E speriamo che me l'abbia rotto. Me l'ha rotto. Meno male, meno male. Perfetto. Ora qua di rumore ha voglia di averne fatto. Sicuramente Rod verrà molto presto. Quindi dobbiamo muoverci. Dobbiamo assolutamente muoverci. Ok, adesso dobbiamo trovare. La batteria da inserire qua dentro. Dobbiamo trovare una batteria, va caricata. E mi sembra di trovarla di sotto. Aiuto c'è Rod! C'è Ross il gelataio, mi ha già trovato. Mi ha già trovato. Via, via, via. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Dopo tanto ci facciamo prendere. Ma prima voglio trovare sta batteria. Mi sembra di averla trovata qua. Mentre giocavo per i fatti miei. L'avevo trovata da queste parti. Vediamo se la troviamo subito. Di là non mi fa entrare. Peccato. E vabbè però. E se non mi fanno passare nei vari posti. Io come faccio? Come faccio? Ok, qui c'è qualcosa. Qui non c'è niente. E te pareva? Te pareva? Vediamo di qua invece. Su su, batteria. Dove ti hanno messo? Dove sei, cara batteria? Ho bisogno di te! Ho bisogno di una batteria urgentemente. Di qua? Qui c'è una porta, si può entrare? Sì, si può entrare, ma tanto non c'è niente. Non c'è nulla. Dov'è? Uh, cos'è questo? Sbarra di metallo. E che ci faccio questa sbarra? Ah, ho capito. La sbarra di metallo ci serve da mettere di sopra il macchinario. Ho capito, ho capito. Va bene. Ok, sali di qua. Perfetto. Ok, Rod non è da queste parti. Meno male. Ok. Via, via, via. Andiamo di qua. Veloce, veloce, veloce. E andiamo subito a mettere. No, questo dobbiamo metterlo di qua. No. Dov'è che devo metterlo già? Mi sono perso. Mi sono perso. Devo ancora abituarmi qua in questo gioco. A questa mappa. Devo ancora impararla a conoscerla alla grande. <ride> Lì c'è Rod. C'è Rod. Muoviamoci qua. Metti qua dentro. Perfetto. Tira la leva. Via, via, via. Muoviti, muoviti, muoviti. muoviti. Prima che venga Rod. Ok, vabbè, facciamoci prendere. Tanto dobbiamo farci prendere da lui. Per poco comunque, avete visto, sono riuscito a caricare la batteria. Quindi mi sa so che possiamo già craftare l'arma, quella che ci serve. Ti restano due tentativi per salvare i tuoi amichetti prima che la fabbrica chiuda. Vabbè, non importa. Andiamo qua. Perfetto. No, ma ecco allora dove ci chiude Rod. <ride> non ci chiude dentro la sala di qualità. Quella collega abbia ma ci chiede direttamente in un frigorifero. Un po' come nei primi tre ice cream, solo che poi quel frigorifero non me lo fa aprire. E mo come me ne esco di qua! Mini rod! C'è qualche mini rod qui nei paraggi? Di qua, c'è qualche mini rod. Oh! So. Apritemi sta porta, per favore. Apritemi sta porta. Vabbè, perlomeno adesso abbiamo scoperto cosa serve questo frigorifero. Perché io ci passavo davanti. E pensavo che fosse tipo un qualcosa che noi dovevamo poi aprire, no? Trovare un lucchetto per entrare qua dentro. E invece, no, è meglio non entrare qua dentro perché c'è un finale di game over. Devo togliere ste scatole. Che devo fare qua? Ah, ok, no. Devo spingere il frigorifero. Me ne esco di qua. E vai! Sono libero. Via, via, via! Apri quella porticina. Apri di qua, saliamo di sopra, andiamo a prendere subito la batteria che abbiamo ricaricato. mini rod però, eh. E mini rod, di nuovo sbagliato direzione, tra l'altro. Devo andare dall'altro lato. Devo un po' abituarmi qua. Un po' confusionare inizialmente, quindi devo ancora farci l'abitudine con questi nuovi posti. Prendiamo qua la batteria che abbiamo ricaricato. Perfetto. E adesso la mettiamo subito. Qua e proviamo la nuova arma di Mike. E vai. Spettacolare. Dov'è Rod? Eccolo là, voglio provare l'arma con Rod. Vediamo, Roddino caro. Preparati a venire. Preparati 3, 2, 1 e sciottiamo. Ma cosa? Ma non fa, non fa niente sta cosa. Solo vieni qua, Roddino. Non, non, non fa niente. Ah, ok, no, mi devo mettere proprio vicino. Devo mettere vicino. Proviamo invece qua la trappola del mini rod. Bam! <ride> mini rod è messo fuori uso. Adesso possiamo aprire qua il lucchetto. Sì si può aprire. Perfetto, c'è qualcosa. C'è una foto. C'è anche un marshmallow. Ah, ok, il marshmallow da mangiare, uno su dieci C'è anche qualcosa qua. Sparo il cubo di ghiaccio. Ma cosa mi serve questo cubo di ghiaccio? Vabbè, vedevo qua un ricordo. Pure un filmato ci siamo beccati. Higle Union High School con suoro fratisaggi, aprile 1953. Questa è la mia scuola, la mia amata scuola, a Washington, la mia casa! Quindi allora l'Igor School si trova a Washington vicino a Metal Fall la nostra foresta verdeggiante, accarezzante da tutto. Respiro profondo. E lui chi è? Aspettate! Ma lui è Rod! Prima che mangiasse il gelato segreto di Joseph, cosa faremo oggi in classe? Mm, voglio studiare le piante e gli animali. Vabbè, buon studio, Rod. I frati della mia scuola hanno tanto da insegnarmi. Perché gli adulti sono così seri? Mm. Da grande anch'io sarò grasso e pelato? Mm, bella cosa? Ah oh no, perché Rod deve farsi pensare? Diventerò una persona importante? Lo spero! A volte cerco di ricordare mia madre, ma non ci riesco. Ah, è vero, perché sua madre è Sister Madeline, nella sua retta. Eh, lo sappiamo bene. Che è successo? La voce è alta. Che? Non lo so. Rod si sta alzando, ma c'è una chiave. Ma quella è la casa di Rod quando era piccolo: la casa di Joseph. Quindi si trova proprio vicino alla fabbrica. Si trova proprio vicino alla fabbrica dietro. Chissà se è possibile raggiungerlo quel posto, chissà, non lo so, non lo so. Va bene, apriamo quella porticina, vediamo qua. E lì c'è il mini roddino ancora fuori uso, e lì c'è rod fuori uso. Va bene, allora voglio provare a fare una cosa così già che ci sono, no? Voglio vedere se possiamo andare con Jay dall'altro lato della fabbrica per vedere la casa di Rod. Vediamo se ce la facciamo, poi magari in un prossimo video... Proverò un bug per poter uscire fuori dalla fabbrica Così vediamo la casa di Rod Ok, perfetto Vai qua, vai qua Sì, non lo metto adesso il nome dello youtuber Perché voglio far velocemente Ok, perfetto Apri qua la porticina Ok, da un lato abbiamo Mike Che ha la pistola magnetica Dall'altro lato c'è Jay con l'electro gun A posto Apri qua No, 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 lasciami stare, mini Rod Lasciami stare Vediamo qui se... Sì, guardate si riesce a vedere la casa di Rod E lì dietro avete visto Si trova la casetta di Rod Chissà se ti ci può andare in qualche modo Vabbè facciamo una cosa Apri qua la porta Ci facciamo prendere da Rod Dopodiché, niente Vediamo com'è Magari il game over con Mike Visto che qua ancora non abbiamo fatto Perfetto Parliamo al telefono con Mike Buonasera Mike Sono panino tube in modalità J, Ma adesso mi trasferisco da te Diventerò panino tube in modalità Mike Ok apri quella porticina Facciamoci prendere da Roddino Gelataio dove sei? Dove sei caro Roddino? Di qua da questo lato Proviamo a vedere Saliamo qua Perfetto Allora se non erro Rod era messo fuori uso qua vicino Da queste parti Vediamo se è ancora qui Rod stai ancora dormendo? No, niente, mi sa che si è svegliato Rod. No, ancora di là. Aspettate, forse è lì. Forse è lui qualcosa. È ancora lì, Rod che sta dormendo. Ancora qua. Insomma, cioè, io mi sono visto un filmato segreto. Dei ricordi? Sono pure diventato J. Ho fatto tante cose. Tu stai ancora qua a dormire. Su, svegliati, Rod. Svegliati. Non è il momento di stare qua a dormire. Non è il momento. Alzati da qua. Sta ancora lì a dormire, ancora qui. Su, muoviti. Pure il mini rod è fuori uso. Pure lui. Devo dire che sta pistola magnetica è stata veramente potente, molto, molto potente. Su, alzati, alzati, rodino. Dai, su. Niente, questo non ha perso il vizio di farsi le dormite durante i video. Su, ma che roba ha? Ma cosa gli è preso? Ma faccio prima fare una seconda partita. E ricominciare da capo. Comincio pure a pensare che ci sia un bug che l'abbia bloccato. Non so perché, ma potrebbe esserci un bug. Potremmo aver scoperto un bug. Lo scopriamo fra poco. E niente, mi sa che abbiamo buggato Rod. Mi sa che non si risveglia più perché sono passati anche più di tre minuti da quando l'ho messo fuori uso. Ed è ancora qua a fare sogni, belle. E' ancora qui a dormire. <ride> Siamo riusciti a buggare il gelataio! E vai subito così. Senza neanche farlo apposta. Non so di preciso cos'è che l'abbia buggato se. Magari si è buggato perché ho guardato un filmato mentre lui era fuori uso. Oppure perché ho fatto il cambio di personaggio mentre lui era fuori uso. Non ne ho idea. Una di queste due cose, oppure tutte e due insieme queste cose hanno buggato Rod. Devo provare a vedere che cos'è che l'abbia buggato, perché non si sveglia né lui, neanche il mini Rod si sveglia. Quindi non lo so. Non ne ho idea. Vabbè, io volevo vedere che cosa succedeva quando Rod ci prendeva mentre noi eravamo Mike. L'abbiamo visto, ci chiude all'interno del frigorifero. Quindi per ora è tutto. Direi per il momento di finire quel video, fatemi sapere cosa. Pensate? E niente, alla fine in questo video abbiamo visto più cose quelle che avevo pensato di vedere. Abbiamo visto un nuovo filmato segreto e anche un nuovo bug. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spalicciate, che vi date al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata peserata, banana Ciao a te e buon panino a te.